Ormai è chiaro a tutti, a Teramo la ricostruzione è davvero partita. Il cantiere più importante della città sta prendendo forma, 2 milioni di euro per ristrutturare il campanile e le facciate dell'antica cattedrale teramana. Ad inaugurare l'avvio dei lavori è arrivato il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, che ha ricordato quanto sia stata efficace la procedura di semplificazione da lui fortemente voluta per dare il via al recupero degli immobili lesionati dal terremoto del 2016 e del 2017. Il Duomo di Teramo ne è la dimostrazione. Finalmente si parte, un segnale importante, la cattedrale, la bellissima cattedrale di questa città, alla cantierizzazione che oggi si avvia, seguirà la fase vera e propria di avvio dei lavori fra alcune settimane, ed è questa iniziativa, questo evento, un nuovo tassello, diciamo così, verso l'avvio di un programma molto vasto per questa città. L'ordinanza speciale che abbiamo adottato sulle scuole, tutte le scuole danneggiate, e sul municipio di qualche settimana fa, l'ordinanza speciale in deroga per l'ATER, per gli edilizi residenziale pubblica che attendono di essere ricostruite da troppo tempo e che bisogna procedere in modo più spedito di quanto fino a questo momento sia stato fatto, e poi la ricostruzione privata che sta procedendo a ritmi finalmente sostenuti. Insomma, le norme di semplificazione e accelerazione emanate nei mesi scorsi cominciano a dare frutto. E certamente questa notizia che ci è pervenuta da parte degli organi competenti, in modo particolare dall'USR, di poter iniziare, di benedire oggi il cantiere, e credo che sia veramente un grande dono e un grande segno di speranza, non soltanto per la Chiesa, perché certamente il Duomo con le sue ristrutturazioni sarà ancora reso più efficiente nella sua realtà un po' strutturale, ma anche un segno di una comunità che vuole davvero ripartire, che soprattutto in questo tempo anche di emergenza sanitaria, ma anche dopo l'esperienza del terremoto. Ci auguriamo che anche i tempi tecnici rientrino in quelli previsti, in modo tale che a Dio piacendo l'anno prossimo possiamo riavere la cattedrale tutta per noi, nel senso di una cattedrale che non ha più quei problemi legati agli eventi del terremoto, ma che sia agibile in tutte le sue dimensioni.